Ciao e bentornati in un nuovo video. Oggi vi mostro i miei super mega acquisti da Lidl, ma tutto questo dopo la sigla. Ebbene sì, cari e care, questa settimana Lidl ha messo delle pucciosserie irresistibili, per cui ragazze ho fatto danni. Sedetevi, preparatevi una bella limonata fredda, un bel tè freddo, non lo so, preparatevi qualcosa, sedetevi belle comode, mentre magari vi mettete la crema che vi ho consigliato bella fredda, guardatevi questo video. Parto subito dalla prima pucciosseria a cui non ho potuto resistere. Questa teglia da forno per patatine fritte, perché ha questi buchi qua, quindi vengono belle croccanti. Io di solito non le faccio fritte le patatine, le faccio al forno, ma mi piace anche fare le patatine di verdure, quindi con questi buchi che sono presenti nella teglia le patatine di verdure verranno buonissime, ne sono sicura. Li sperimenterò e vi farò sapere. Questa qui l'ho pagata 3,99 euro. Vi faccio vedere le altre pucciosserie che sono molto ingombranti, così le tiro fuori e faccio un po' di spazio alla roba che è andata a finire un po' giù. Mie scarpine da mamma che va di fretta, ve le faccio vedere, ma anche da turista che ama passeggiare e non ama le vesciche ai piedi. Guardate che sono carine queste scarpine qui, sono della linea Comfort, per cui potete camminare quanto volete, i vostri piedini vi ringrazieranno solamente. Io ho preso la 40, di solito io sono una 39, ma hanno una calzata più piccola, per cui vi consiglio di provare la misura superiore a questa qui. Questi li ho pagati 12,99 euro, vi faccio vedere la specifica. In pratica hanno una soletta in cuoio conciato senza l'uso di cromo con imbottitura interna in latex, sistema di solette interne foot flex, che sarebbero queste qui, quindi per ammortizzare, e suola foot flex leggera e flessibile, questa, e sistema Flute Flex Sox Absorber, è un ammortizzatore ottimale per ogni passo, maggiore comfort grazie alla scarpa particolare ampia, quindi per la pianta del piede, quindi le ho prese perché io sono una grande camminatrice, lasciando perdere che magari le metterò appunto in versione mamma o turista, però devo dire che sono super mega comode. Stessa tipologia di scarpa, ma forma differente, per cui si può utilizzare per uscire, per andare a lavorare. Ho preso questi sandaletti qui, guardate che carini, sono proprio un amore. La parte superiore è rosa con oro rosa, cioè, peccato che in telecamera non rendono, ma sono veramente molto molto belle. Queste con un paio di jeans, quelli di Stradivarius, la magliettina, e queste, e vai, posso andare a lavorare bella, tranquilla, che non avrò nessun problema quella giornata lì. Anche queste hanno lo stesso sistema per ammortizzare mentre si cammina o mentre si corre quando si ha i bambini dietro. Vedete, sono uguali.
anche queste 13 euro, che per me è un prezzo eccezionale. Sempre della stessa tipologia di scarpa, ma maschile, ho preso queste qui a Siri e anche al mio papà. C'erano tre differenti colori, al mio papà le ho prese grigie, a Siri ho trovato del suo numero che è il 43, quindi sempre una misura in più anche per lui, che porta il 42, ma è andato bene il 43, per cui il 42 che mio padre porta il 41 l'ho dato a mio padre, e il 43 l'ha preso Ziri in questo colore qui. Stessa tipologia, per cui non ve lo ripeterò, sono identiche alle scarpe femminili, quindi stessa suola, stessa concept, guardate, sono graziose, stesso sistema qui per ammortizzare il passo. Già mio papà le ha utilizzate immediatamente, perché anche lui è un grande camminatore, mi ha detto sembra di camminare su una nuvola, non mi è sudato il piede, me l'ha mantenuto fresco. Ho fatto diverse, a lui le ha utilizzate per 2 ore, quindi ha camminato per 2 ore, insomma ha spicciato le cose che doveva fare, e mi ha detto che è stato veramente un regalo molto gradito, e io sono contenta. Stesso prezzo, sempre 13 euro. Poi ho preso a Siri questo pigiamino qui, che non ricordo se l'ho pagato 5,99 o 6,99, questo non lo ricordo. Guardate che carino, vi faccio vedere della foto. Andando avanti vi mostro la mia camicia da notte, guardate che carina, questa qui ho preso la S perché la M era gigantesca, molto molto bella, guardate, questi colori mi piacciono tantissimo, fresca, comoda, e poi mi piace che abbia la forma del seno, perché a me le camicie da notte mi piacciono così, questo tipo di struttura nella parte alta, è veramente deliziosa, ha un questo pizzo che la rende molto sexy, se vogliamo dire, ma mantenendo la sensualità senza andare oltre o essere troppo strong, quindi seduzione, però così soft, carina. Lo stesso pizzo che troviamo nella parte superiore viene richiamato nella parte inferiore, che lascia intravedere un po' di pelle, per cui mi è piaciuta veramente tanto. Anche questa 6,99 euro, se non sbaglio, sì, 6,99 euro. Li avevo adocchiati nel volantino, per fortuna sono riuscita a prenderli. E il primo che vi mostro è questo qui, e la mia misura sarebbe stata la S, ma ho voluto prendere la M, che è un po' più abbondante, però mi piace perché io voglio dormire comoda. Guardate che carino, ha un taschino con scritto Love, non so se si vede. Love, dove la O è fatta da un cuoricino, no, non si vede, però fidatevi, è così, è piccolino, e la parola Love è qui. Ed è anche bello il pantaloncino, anche questo 6,99 euro. E l'altro pigiamino che vi posso mostrare, l'ho trovato aperto, per cui ve lo faccio vedere. Guardate che carino, sempre con leggero motivo in pizzo sopra, regolabile le spalline, per cui è fantastico. E questo è il pantaloncino, guardate che carino, con lo stesso pizzo della maglietta nella parte inferiore. Questi sono in cotone, sono freschi. Ho preso questo set qui con i coperchi. Io ho una casa molto piccola, per cui tutto deve essere organizzato. Mi è piaciuta questa struttura, dove si possono
inserire uno dentro l'altro con i rispettivi coperchi, ottime per utilizzarle per fare la pasta fredda, le insalate fredde, il couscous, per mettere la frutta, per conservare, non lo so, il sugo in eccedenza, e niente, le ho trovate meravigliose. E adesso andrò a sostituirle con le altre che ho, che sono un po' vecchiotte e avendo una forma differente, alle volte non le posso inserire uno dentro l'altro, per cui mi sembra, aprendolo nello sportello, di avere l'organizzazione non in ordine come piace a me. Questo l'ho trovato meraviglioso, pagati 7,99 euro. La settimana del sushi, e ho voluto prendere delle piccole cosine che volevo provare. Non è che la volessi provare, ma era 99 centesimi, l'ho presa perché mi era quasi terminata quella che avevo in casa. Però ho voluto prendere le alghe, i fogli di alga, perché voglio provare a fare il sushi a casa con il salmone affumicato e l'avogado. E voglio cimentarmi in questa cosa, per cui ho preso queste foglie di alga. E poi ho voluto prendere queste qui, che sono i fogli di riso che ho mangiato a New York e mi sono piaciuti tantissimo, con all'interno le verdure, per cui voglio riproporli, perché quando mi secca cucinare, che ci sono 40, 45 gradi, 48 gradi, non voglio assolutamente accendere fornelli o forno o altro, devo dire che queste cosine possono venire in aiuto. Ho voluto prendere pure questi prodotti che erano ad 1,99 euro, sono 100 ml, per cui sono un travel size. Ho preso il balsamo delicato della BioPoint, delicato per uso frequente, dona consistenza e vitalità, esalta la luminosità naturale dei capelli, estrema morbidezza, azione condizionante, quindi 5 azioni con un solo prodotto. Stessa cosa lo shampoo, quindi li ho abbinati, 1,99 euro ciascuno, ottimi per questo periodo, da portare con sé in vacanza, in valigia, alla casa al mare, in spiaggia, se avete la possibilità di, magari avete la cabina doccia, di poterli utilizzare. E sempre nella mia Lidl, per le amiche di Favara, io le trovo tutte queste pucciotterie lì. Ho preso le altre due creme. Vi ricordate, nel video precedente vi ho mostrato la crema alla melograna, che ha un effetto rassodante su tutto il corpo. Io quella crema la adoro. Piccola annotazione, è una crema che, per sentire l'effetto, dovete utilizzarla con pelle asciutta, non lo utilizzate con la pelle bagnata, perché l'effetto ci sarà sempre, ma in maniera più lieve, per cui se volete avvertire subito la sensazione di pelle soda, elastica, che sembra quasi come se hai fatto, non lo so, una nuotata in piscina e sei uscita con tutta rigenerata, è quello l'effetto che io provo mettendo quella crema. Quindi, se volete sentire questo effetto, a pelle asciutta è fantastica uscita dal frigo. Per cui, invogliata da questo, ho preso anche le altre due per potervele mostrare. Io le ho già provate, me ne posso parlare mentre ve le mostro. Questa di qua non ve la consiglio in questo periodo, perché è molto molto corposa. Innanzitutto è una lozione corpo rassodante, rassoda visibilmente la pelle per pelli normali, ma è molto ricca, per cui applicata su pelle asciutta o umida rilascia... ora ve la faccio vedere, così ve lo faccio vedere. Questa è la texture, e lascia la patina bianca che io
Detesto quando sono di fretta. Non so se si vede, ve la faccio vedere da qui. Guardate. L'odore è buono, ma immaginatelo sulle gambe, dall'altra parte del corpo, a stare lì a fare questo movimento per farla assorbire. Questa è l'unica che io non ricomprerò, sinceramente, non mi è piaciuta, è che la metterò da parte per utilizzarla d'inverno, perché adesso mi sembra che sia leggermente pesantina da utilizzare d'estate, quindi questa, se la trovate, fatene scorta per l'inverno. In pratica è una crema con Q10, olio di mandorla e vitamina E. Per cui secondo me d'inverno sarà fantastica. L'altra crema, sempre della stessa linea, ma con differente formulazione, è questa qui. Questa la dovete screenshottare. Questa la consiglio a Marcella, dell'angolo di Marcella, che mi chiedeva quale crema utilizzare dopo il mare quando si ha la pelle secca. Questa, che è una lozione corpo lenitiva che idrata e lenisce per pelli secche e sensibili. Fantastica la texture, fantastico l'odore, fantastico l'effetto sulla pelle. Ve la mostro immediatamente. 2,49 euro anche questa. La texture è questa qui. Vado a metterla nella pelle. E lei scompare, ma mentre l'applicate provate una idratazione estrema, per cui è fantastica sia per l'odore che esce man mano l'applicate, ma anche per la sensazione, la idratazione. Guardate la differenza. Non so se si riesce a vedere in telecamera, ma riflette pure la luce, per cui è meravigliosa, vi dà questa sensazione di pelle bella, tonica, idratata. È proprio quello che serve quando si fa la doccia dopo il mare, magari la salsedine, il sole ci hanno seccato la pelle, per cui questa, amiche, se la trovate, prendetela, mettetela in frigo e quando tornate dal mare utilizzatela, sempre a pelle asciutta. È meravigliosa, stupenda, io ve la straconsiglio e aspetto i vostri commenti sotto questo video quando la proverete. Lenisce, idrata e protegge le pelle secche e sensibili, senza coloranti e senza paraffine. Applicare sul corpo quotidianamente e massaggiare delicatamente. Questa è un'altra scoperta fantastica che vi straconsiglio. Bene, cari e cari, la bag della spesa è vuota. Questo significa che ho terminato tutte le mie pucciserie che oggi volevo condividere con voi. E voi di questa settimana super tentatrice, che cosa avete preso? Fatemelo sapere in un commento. Vi mando un bacio grande, a presto, ciao! Ciao! Screenshotate, perché ne vale la pena.